quasi come se fosse per un atleta appassionato comunque di sport, fa tutti i lanci, il giavellotto, il disco, il peso, il martello, quasi come se fosse al Luna Park dello sport. Manca ancora molto tempo, quando si rimanga da soli in gara il cronometro permette. Questa atleta longilinea, molto forte dal punto di vista delle spalle e molto veloce anche, estremamente solare come si diceva, di Volgograd, l'antica Stalingrado, che è un po' una capitale non solo russa, anche mondiale dei salti. Tatiana Lebedieva, tra le altre, la campionessa olimpica di salto in lungo, che qui ha dovuto dare forfait per infortunio, è arrivata in finale, poi niente finale per lei nel salto triplo e niente lungo comunque. Adesso il tempo per vedete lì, usare la pece per proprio l'impugnatura, migliorarla l'impugnatura. E l'asta è lunga 4,35, fino a poco fa impugnava 4,25, ma adesso deve sfruttare tutta l'asta. Più è lunga l'asta e più è difficile fletterla, ci vuole più velocità e più forza, perché altrimenti uno dice prendiamo un'asta da 6 metri e si arriva lontano. No, ecco le indicazioni, anche sembra un vigile urbano, per non dire un semaforo umano, il suo allenatore Yevgeny Trofimov, a 3 minuti e mezzo per provarci a 5.01. Il primo primato lo ha fatto il 13 luglio del 2003, 4.82 a Gezed, lei che ha genitori caucasici, ecco che papà operaio, recita, dice qualcosa a se stessa per caricarsi. Il momento è buono, una bava di vento, ma non certo il vento di ieri, ancora interrogativi. Tutti per lei, a cominciare dal suo allenatore Yevgeny Trofimov, e li affianco anche da Rens Blom, il campione del mondo della gara maschile, 5,80 m saltati ieri. Cominciano ad avvicinarsi le donne, e tutte le donne, lei. Vediamo se riuscirà a fare questo 5.01, che nobiliterebbe ancora di più questi campionati del mondo. Lo scorso anno fece il primato del mondo ai giochi olimpici, ma poi migliorò, è migliorata di 9 centimetri da quella volta. Il cronometro le dà ancora 2 minuti e 45, ha molto tempo. L'organizzazione le darebbe $100,000 se riuscisse a fare il record del mondo a 5.01. Isinbajova, sì, sì, record del mondo! Ed è un record del mondo, non si ferma a 5 metri ma arrotonda, non lascia, raddoppia e va alla vittoria con il record mondiale. È a questo punto sempre più beniamina del pubblico, e Yevgeny Trofimov se la ride o se la sorride sotto i baffi. Yelena Isinbajova non la ferma più nessuno, davvero, ormai è lanciatissima. 5.01, ha scavato tra sé ed il resto del mondo un divario, qui non c'era Stacy Draghila che per prima arrivò sopra misure importanti, ex campionessa olimpico, un margine straordinario dalla asticella, un margine straordinario, molta luce tra il corpo e il 5.01, quasi infischiandosi del fatto che questo è un primato del mondo, anche sul tempo, sul tempismo estremamente tecnica. Yelena Isinbajova fa l'impresa di questi campionati del mondo, e adesso eventualmente per essere personaggi di questi campionati sotto agli altri, sotto a chi tocca, dopo che Justin Gatlin aveva fatto doppietta 100-200, ma al femminile, al di là di un presunto record del mondo dei 20 km di marcia dell'altra russa Olimpiada Ivanova, questo è un record del mondo vero. I 5 metri non hanno rappresentato una barriera, 5.01 nell'occasione più importante dell'anno, e questa ragazza cresce, sale, sale in continuazione senza fermarsi mai, a differenza di Sergei Bubka, che saliva centimetro dopo centimetro, sì, stavolta un centimetro solo, si è permessa addirittura 2 centimetri in un'occasione, e nell'altra occasione addirittura 2 primati del mondo a Londra, il 4,96, e poi la prima volta storica il 5 metri. Ma qui è più bello ancora il 5.01, in uno dei grandi eventi, i campionati del mondo, che saranno segnati da questo grande risultato. Un grande risultato per questa ragazza, dai modi gentili, una famiglia molto unita, la mamma disoccupata, la sorella Anna che ha un anno di meno. Lei con i primi soldi guadagnati nell'83 ha comprato 2 appartamenti proprio per la famiglia. Avete visto quella nota tecnica di spostare in avanti l'asticella rispetto alla sua salita verso l'alto, è stata perfetta così come era interpretata e come ormai è facile
comprendere. Lei che ha fatto anche del nuoto, ha giocato anche a calcio, ha imparato molto bene l'inglese dopo che i giornalisti molto si bene, trova a suo agio. Non esagerare, ma, molto non esagerare. No, ma parla con un buon inglese, non sempre lo capisce, ma contrariamente al solito di molti personaggi del mondo russo e paesi satellite, vuole rigorosamente rispondere sempre in inglese alle domande dei giornalisti. Abbiamo visto a fianco all'allenatore cercare posto in prima fila uno degli starter nazionali italiani che... E quindi